Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Sono come sempre splendide, si è un po' monotoni quando introduce la breve riflessione quotidiana, perché la parola di Dio è sempre veramente profondissima e straordinaria. Però alcuni passaggi della prima lettura sono veramente, quando oggi lo stavo un attimo vedendo, molto edificanti, sarebbe da dedicare a una lunga meditazione. Ecco, San Paolo, dopo aver ieri salutato l'amata comunità di Colossi, ricorderemo chiamandoli come si chiamavano i primi cristiani, tra di loro santi, perché erano tutti quanti santi, non perché erano già santi, ma perché ci credevano, insomma, che una vita di un discepolo di Gesù è una vita che tende alla santità. Poi comincia a pregare con un cuore da grande apostolo e dice che prega in questo modo, guardate come prega un apostolo con i suoi: chiedo che abbiate una piena conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale. La cosa più importante è la piena conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, è cosa davvero grande. Noi stiamo anche questa sera, perché ci stiamo meditando i libri sapienziali, no? Non so se vi ricordate il passo bellissimo del libro della sapienza, dice: chi può conoscere il volere del Signore? Bene, a chi si manifesta la tua volontà? Bisogna chiederlo, conoscere pienamente la volontà di Dio. Perché? Perché possiamo comportarti in maniera degna del Signore per piacergli in tutto. Ecco come con i santi si comportano in maniera degna del Signore. Il nostro comportamento, quanto è degno del Signore, è per piacergli in tutto. In tutto, tutto. Non è finito. Portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. La conoscenza di Dio non la osserveremo mai abbastanza, ma anche quando andiamo in paradiso, nessuno può dire di conoscere così tanto Dio che non ha bisogno di conoscerlo ancora. E guai, e mi rivolgo in primis a me stesso, perché sapete, gli addetti ai lavori corrono sempre questo pericolo: chi pensa di conoscere bene o già abbastanza nostro Signore. Ecco, la dimostrazione di questo è l'episodio del Vangelo. Ogni volta che lo leggo mi fa venire la pelle d'oca, perché questo racconto del Vangelo è una cosa molto semplice, cioè quando Gesù chiama Pietro a farlo diventare apostolo, che è tanta roba, è veramente una cosa che più ci si pensa, più si rimane completamente sopraffatti e stupiti. Soltanto una cosa è importante: oggi per diventare prete bisogna andare a seminari, bisogna studiare filosofia, teologia, fare un sacco di cose, per carità, tutte quante cose importantissime anche, se vogliamo. Ma c'è una cosa fondamentale: tu ti devi fidare di Gesù. E che ci vuole? Quello che lui dice a Pietro, io quando leggo queste cose, poi ci sono, spero anche per voi, episodi di vita che scorrono davanti agli occhi. Gesù ti porta in certe situazioni, a volte ti chiede di fare delle cose completamente fuori di ogni logica. Quello faceva il pescatore, cioè io sono stato in Sicilia, insomma, si pesca di notte, non si pesca di giorno, capito? Uscire di giorno non si pesca di giorno, e quello faceva il pescatore. Ho pescato tutta la notte, non faccio di giorno, cioè è una cosa, capite, che avrebbe potuto e dovuto rispondere, dicendo, un po' ha risposto, guarda, veramente abbiamo pescato tutta la notte, però, ecco, meno male che tu il però, che avete fatto quel gesto di espropriazione di se stesso e ha visto, quindi non era importante che tutti quanti non prendesse i pesci. Gesù diceva: se io ti dico una cosa, se ti porto in una situazione, se ti faccio fare una cosa, tu ti fidare di me. E questo che magari noi diamo un pochino per scontato, l'assicuro che scontato non è mai, che sono tante le volte in cui il Signore ci porta in queste situazioni in cui dobbiamo fare un atto di affidamento, un atto di fede. Tu non vedi cosa c'è dopo, cosa lui. A mio avviso questo è uno dei processi di espropriazione di se stessi più difficili e più dolorosi che esistono, ma sono indispensabili per essere apostoli. E poi interessante perché concludo quello che Gesù dice: sarai pescatore di uomini. Sapete il verbo greco cosa dice? Perché tu sarai il catturatore degli uomini, colui che li cattura. Sia la pesca che la cattura fanno comprendere una cosa, che è vero che le persone le converte il Signore, noi non convertiamo nessuno,
però hai visto quando un pesce abbocca all'amo, cioè la pesca che cos'è in fondo? È una trappola, no? Cioè tu metti un'esca, pesce abbocca e te lo porti su, oppure le reti, quelli stanno tranquillamente nuotando, tiri sulla rete e se ne trovano impigliati, no? O anche la, per catturare qualcuno, pensate un attimo quando la polizia fa un blitz, no? Che deve andare a catturare un criminale, con tanta una cosa, un'operazione, con tanta una serie di tranelli, perché deve. Che significa questo per un apostolo? Non certamente che bisogna fare, ma significa che quando tu ti avvicini ad una persona devi fare di tutto, devi fare tutto il possibile per quanto sta in te, come dire, per avvicinarla, per accattivarla, diceva Sant'Alfonso al Signore, e non devi farlo scappare. Il pesce, sapete, se appena sento un muro, cioè, scappa, è dentro la rete, non ci va più. Quindi le anime se le prende il nostro Signore, ma l'apostolo deve fare il possibile per creare quell'ambiente, capite, tale in cui la grazia del Signore possa operare. Eppure questo lo assicuro, che ce ne vuole, e non poco, perché a volte, capite, dopo un po' di esperienza, a volte basta una giornata storta, capite, un apostolo non è essere umano, per cui uno non sta proprio al top, intercetta una persona, magari quella persona con bisogno in quel giorno, c'era bisogno di una persona che stava dritta, che era piena d'amore, di bontà, di misericordia, e tu purtroppo stai storto, e poi non avrai fatto un guaio con chi lo sa che abbiamo combinato. Non sei stato un buon pescatore, anzi è stato uno che al pesce che magari ha fatto scappare. Ecco, questo però vale anche nel nostro piccolo, perché vale anche nella nostra vita quotidiana, no? Molte volte noi abbiamo tanto desiderio che le persone vicine a noi incontrino il Signore, siano in qualche modo aiutate, no? Ma questo non si fa a forza dei prediche, a forza di distrattori. Si fa con quella santa arte che il pescatore, e visto, cioè bisogna osservare molto questo, i pescatori che stanno con sta canna lì, non abbocca nessun pesce, qualche volta non pescano, ci vuole pazienza, perseveranza, amore, amorevolezza, dolcezza, e a volte anche la capacità di, fino ad adesso non andava tanto bene, e continuiamo, fa niente, andiamo avanti lo stesso. Ecco, queste sono piccole suggestioni, ci sarebbe chiaramente molto altro da aggiungere, ecco. Però la cosa più importante è che chiediamo anche noi, insomma, con San Paolo, in questa bellissima liturgia, che possiamo piacergli in tutto, veramente, essere forti e pazienti in tutto e comprendere sempre più e sempre meglio la volontà di Dio, che passa anche attraverso questa nostra capacità di essere, per le persone che ci incontrano, sempre aiuti per arrivare al Signore, e Dio ce ne preservi mai ostacoli. Chiediamo a Maria Santissima, che è il canale, lo strumento privilegiato per portare le persone a Gesù, e Gesù alle persone, che ci aiuti sempre in questo. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.